io la registrazione e passo la parola al professor Alessio e vi auguro un buon ascolto. Grazie a Tommaso per l'introduzione. Salutiamo coloro che sono collegati qui con noi e a tutti coloro che poi guarderanno in differita registrazione. E appunto oggi noi presentiamo quello che è il nostro master di primo livello in depurazione extracorporea nel paziente critico. Come avete visto dal titolo, il master ha come argomento fondamentale tutto ciò che ha a che fare con la depurazione extracorporea del sangue e quindi trova applicazione in tutto il settore della medicina critica, quindi prevalentemente in ospedali molto complessi come possono essere gli hub, ma sicuramente anche in ospedali meno complessi come gli SPOC, nei quali appunto sia i rianimatori che i nefrologi devono proprio affrontare la problematica della depurazione extracorporea. Le lezioni del nostro master, come vedete, inizieranno quest'anno il 13 di dicembre, questo per permettere appunto di partire tutti contemporaneamente perché è prevista una fase di eventuale subentro di iscritti, quindi il 13 del 12 sarà la data di partenza per tutti gli iscritti e abbiamo fissato la fine delle lezioni, quindi la fine di tutte le attività per il 19-10 del 2025. Come organizzazione delle lezioni, di base noi organizziamo le lezioni il venerdì e il sabato, quindi distribuiremo, questi weekend durante questo intervallo temporale prevalentemente nella prima metà del 2025 con questi orari, vedete 8:30, 13:30, 14:30, 19:30 il venerdì e 8:30, 13:30 il sabato. Il raggruppamento delle lezioni prevederà appunto una serie di moduli che dagli argomenti di base, come vedremo tra poco, porteranno ad argomenti sempre più complessi. Man mano che il master si è sviluppato nel corso degli anni, abbiamo sempre dato maggior spazio a quella che è la parte di interazione con tutti i macchinari esistenti in commercio e quindi parte di questi giorni di lezione, proprio l'accoppiata venerdì e sabato, saranno proprio svolti sulle singole tecnologie delle varie piattaforme presenti in commercio. Quindi, riassumendo, le lezioni che noi proporremo saranno lezioni frontali con esperti del settore, quindi affronteremo i vari temi della depurazione extracorporea e del danno renale. Avremo una serie di laboratori con simulazioni in vitro, quindi montaggio di apparecchiature e settaggio dei vari trattamenti. Faremo esercitazioni pratiche, quindi con i nostri infermieri nei vari reparti all'interno della nefrologia. Organizzeremo poi dei seminari per approfondire determinati argomenti che possono interessare maggiormente i partecipanti. Diciamo che siamo soliti interagire con i nostri iscritti già dalle prime lezioni, proprio poi per programmare durante l'anno tutta una serie di attività che possono soddisfare appunto l'esigenza formativa dei partecipanti. Prevediamo anche, come gli anni precedenti, simulazioni in vitro e sicuramente lezioni che svolgeremo su casi clinici, con poi, come vedrete, parti dirette sul campo nei quali appunto attraverso il supporto sia del nostro personale infermieristico che medico dell'area critica, si vedranno i pazienti e si gestiranno appunto i trattamenti extracorporei. Ogni anno poi ci diciamo così richiamiamo ai temi trattati in precedenza anche a livello di tesi di fine corso e quindi inviteremo del masterizzandi che hanno appunto sviluppato i master precedenti delle tematiche molto importanti. Infatti, durante le vostre attività didattiche sarete, diciamo così, seguiti anche per l'esecuzione di quello che è il vostro project work, che non sarà altro che un lavoro preliminare alla vostra tesi oppure un lavoro ben definito che porterete avanti proprio per approfondire un aspetto della depurazione che vi interessa oppure per introdurre nella vostra pratica clinica tutta una serie di protocolli o procedure in base appunto a quello che avete appreso durante il corso. Il nostro master prevede uno stage di 200 ore, quindi sarete seguiti per 200 ore dal personale medico infermieristico proprio per fare la prova delle vostre capacità sul campo.
La parte finale del master prevede come, diciamo, esame la discussione di una tesi che verrà appunto preparata da tutti i discenti in collaborazione con i vari docenti del master. Sono previsti dei collegamenti Zoom per alcune attività, quindi alcune attività potranno essere seguite direttamente in di diretta in modo sincrono da casa, altre potranno addirittura essere viste in differita. Questo perché alcune lezioni, soprattutto quelle che hanno a che vedere con le strumentazioni, i dispositivi medici e i monitor che utilizziamo, potranno poi essere riviste dai vari discenti ripetutamente, appunto per cogliere al meglio quelli che sono stati gli aspetti pratici. Sicuramente anche alcune esercitazioni e lezioni sui casi clinici verranno appunto registrate in modo tale che i partecipanti possano poi riflettere e porsi domande che potranno poi appunto sottoporre ai docenti durante le lezioni suggerite successive. Si prevede una frequenza obbligatoria di almeno il 75% delle ore previste e noi già di base abbiamo previsto un programma di recupero nel caso in cui qualche discente abbia delle problematiche in alcuni periodi del master, quindi non possa frequentare le lezioni, quindi possiamo fare una parte di recupero con gli stessi docenti che hanno fatto le lezioni che sono state perse. La sede delle lezioni è sempre ed esclusivamente l'azienda Ospedale Università di Padova, quindi ubicata nel centro della città di Padova, in via Giustiniani. E adesso, insieme alla dottoressa, entriamo un po' nello specifico di quello che è l'ambito formativo che riguarda quella che è la depurazione extracorporea nel paziente critico. Abbiamo scelto questo titolo ampio, paziente critico, perché abbiamo ritenuto di comprendere tutto quello che può essere un trattamento depurativo nel paziente che non si presenta in condizioni stabili come il classico paziente che accede alla sala di emodialisi. Quindi tutto quello che verrà insegnato nel master permetterà ai colleghi anestesisti, ai colleghi nefrologi, ma anche a tutto il personale infermieristico di avere un approccio proprio intensivistico, nefrologico per il trattamento di questi pazienti. Quindi il nostro programma sarà molto vario, quindi partiremo da quello che è il problema fondamentale, ossia il danno renale acuto, quindi introdurremo il danno renale acuto nella pratica clinica e poi appunto analizzeremo quelle che sono le metodiche, giusto? Lascio anche un po' la parola al vice direttore dottoressa che vi farà un attimo la carrellata di quali possono essere tutte le metodiche che potrete vedere, applicate, ma anche poi acquisite da un punto di vista teorico durante le lezioni. Sì, buonasera. Vi sarà sicuramente una formazione per quello che riguarda gli aspetti prettamente quindi medici, prescrittivi e anche appunto teorici su quello che sono questi trattamenti e come si svolgono. E poi una parte più infermieristica, quindi pratica, che serve a tutte le figure professionali allo scopo di comprendere appieno quelle che sono poi le complicanze quotidiane nella real life della pratica clinica di questi tipi di trattamento. E questo vale per varie figure appunto professionali, ma anche per vari medici con differenti specializzazioni, allo scopo appunto di apportare quindi un tipo di conoscenza che diventa multidisciplinare. Molto interessante appunto il concetto che la dottoressa ha appena sottolineato, ossia la nostra modalità di insegnamento, quindi come vedete i docenti del master, ma anche di apprendimento sul campo, è multidisciplinare. Vuol dire che in pratica nella realtà padovana, quindi dell'azienda Ospedale Università di Padova, vi è una collaborazione tra quella che è la parte intensivistica e nefrologica in modo tale che i trattamenti depurativi vengano sempre condivisi. L'erogazione tecnica e pratica viene sempre eseguita dal nefrologo e dall'infermiere della nefrologia, mentre l'aspetto di controllo di qualità, diciamo, del trattamento e l'aspetto tecnico di gestione del macchinario viene fatto congiuntamente con i colleghi rianimatori e con gli infermieri della rianimazione. Questo è molto importante perché durante la parte pratica si vedrà come proprio si può creare una sinergia tra queste figure professionali, quindi creare infermieri e molto, diciamo così, propensi all'aspetto tecnico della depurazione extracorporea, ma anche in grado di segnalare al medico tutte quelle che sono le possibili complicanze, alterazioni dei
dei trattamenti che devono essere segnalate prontamente, corrette in ambito prescrittivo. Da una serie di edizioni abbiamo anche deciso di promuovere quella che è la conoscenza della tecnologia, quindi vi porteremo esempi pratici di quella che è tutta la parte tecnologica a disposizione della depurazione extracorporea, promuovendo quella che è la patient safety nel nostro settore. Quindi cercheremo attraverso esempi pratici, ma anche proprio attraverso la pratica, di vedere come si possono erogare questi trattamenti in sicurezza e soprattutto come personalizzare i trattamenti delle singole realtà in funzione di quello che è il rischio clinico presente e delle necessità depurative. Come materiali didattici, vedrete che i docenti vi daranno la possibilità di rivedere i PDF delle lezioni che vengono svolte. Queste lezioni verranno caricate a livello di un Moodle, nel quale troverete non solo la lezione, ma anche degli approfondimenti dalla letteratura su articoli particolarmente fondamentali per quanto riguarda appunto la depurazione extracorporea. Dalle discussioni che nascono sempre poi a livello delle varie lezioni, nascerà appunto un'interazione con il docente che permetterà appunto di trovare poi nel Moodle eventuali risposte sia di letteratura che di protocolli che il docente ritiene più opportuni per la gestione delle varie problematiche che sono state appunto sollevate. Abbiamo anche tutta una serie di filmati esplicativi di metodiche depurative extracorporee che appunto verranno caricate sulla piattaforma informatica. Sottolineiamo che quest'anno per appunto un'esigenza anche dei vari discenti che comprendeva rianimatori di realtà hub quali Padova, abbiamo ampliato il nostro programma del master introducendo anche quelle che sono le metodiche di perfusione d'organo in attesa di trapianto. Quindi abbiamo iniziato un lavoro multidisciplinare con i colleghi trapiantologi a livello appunto epatico, renale e polmonare, per appunto iniziare a comprendere come funzionano questi macchinari in un, diciamo così, approccio, come abbiamo appena detto, multidisciplinare. La prova finale sarà basata sulla discussione di un elaborato di tesi su un argomento che deve essere pertinente naturalmente con l'argomento del master e che potrà spaziare da una ricerca in letteratura di dati riguardanti argomenti che fanno praticamente parte della pratica quotidiana del discente, fino ad arrivare proprio all'ideazione di protocolli o procedure che possono essere singolarmente applicate all'interno delle varie strutture. Per dare alcuni titoli, possiamo dire che in un'edizione un anestesista rianimatore della nostra struttura ha studiato la rimozione dell'inesrite attraverso un trattamento SLED. Oppure altri colleghi si sono occupati proprio di stilare un protocollo che servisse nella loro realtà assistenziale allo scopo di utilizzare la tipografia regionale con sodio citrato in sicurezza. Quindi tutti dei progetti che in qualche modo andavano a cementare un po' le conoscenze acquisite, ma poi a rendere comunque avere un aspetto pratico utile all'attività quotidiana, ecco. Alcuni invece dei discenti hanno scelto di fare un elaborato di tesi pertinente proprio con l'aspetto formativo. Quindi una delle nostre masterizzande della prima edizione ha ideato un progetto di formazione della propria rianimazione che poi è stato esteso a tutte le rianimazioni dell'ospedale di Padova e attraverso questo progetto di, diciamo così, aumentare il Formativo. proprio formativo di aumento delle skill personali, ha somministrato una serie di questionari proprio dimostrando che il training e il retraining del personale rendevano solo le metodiche più sicure nelle singole realtà, ma anche molto più accettate dal team multidisciplinare con proprio comprensione di tutti quelli che erano i passaggi che a volte magari potevano sfuggire, tipo la preparazione delle sacche, gli approvvigionamenti, la sicurezza. Quindi vedete argomenti che spaziano e sono poi da un punto di vista pratico per il discente molto utili. Addirittura alcuni coordinatori che hanno partecipato al master hanno, come ha detto la dottoressa, stilato dei protocolli che poi vengono utilizzati nelle varie realtà. Questo project work che vedete comparire non è altro che un lavoro che non fa altro che stimolare la persona nello studio di determinati argomenti e poi in confronto con i vari docenti.
Per esempio, quest'anno, quale ti ha colpito di più dei project work che hai visto? Mi ha colpito molto anche appunto un'altra opera di formazione da parte di una collega nella sua realtà assistenziale, nella quale vi erano proprio dei timori anche dell'utilizzare delle nuove metodiche, un po' legato alla comodità, ma anche dell'utilizzo negli anni delle stesse metodiche. Dopo la sua attività di formazione, la percezione e diciamo l'apertura del personale nel confronto di questi altri trattamenti è stata completamente diversa, quindi mi ha colpito molto questo aspetto di riuscire in qualche modo ad implementare l'attività clinica, ma anche la percezione dei propri collaboratori su queste metodiche e su questi trattamenti. Diciamo anche che il punto forte del master, vedete come sia il project work che obbliga mentalmente la persona proprio a confrontarsi con la materia, ma anche quella capacità poi che si acquisisce di interagire in team. Quindi possiamo dirvi che alcuni nefrologi e anche intensivisti che hanno partecipato al master poi nelle loro realtà hanno eseguito metodiche che apparentemente pensavano essere molto complesse, ma che poi in realtà hanno visto applicate in sicurezza e con le giuste skill erano diventate routinarie per noi e lo sono diventate anche per loro. Cadendo poco a bomba sulle scadenze, ricordiamo che abbiamo una preiscrizione al master che scade l'8 ottobre 2024 alle ore 12:30. Vi esortiamo a non utilizzare questa scadenza finale perché, come è già successo nelle edizioni precedenti, siccome il sistema è un sistema informatico, potrebbero esserci delle problematiche che vanno risolte con l'apertura di alcuni ticket. La problematica più frequente è l'inserimento della scuola superiore, che potrebbe non essere presente nel database e potrebbe quindi bloccare il proseguimento della domanda. Quindi vi chiediamo di magari spendere 5 minuti prima per fare una preiscrizione qualche giorno prima della scadenza, appunto per poter risolvere la problematica. Qui è riportato il link per la preiscrizione che vi rimanda appunto alla pagina dove sono riportate le istruzioni in PDF per l'accesso alla piattaforma di iscrizione, che appunto prevede attraverso la compilazione dei propri dati l'invio della domanda. L'invio della domanda può essere fatto addirittura utilizzando lo SPID, che quindi agevola molto il discente che potrà iscriversi velocemente. Dal 17 di ottobre verrà pubblicata la graduatoria. Fino ad ora non abbiamo mai saturato le nostre capacità formative, quindi in genere tutti gli iscritti riescono ad entrare. E in ogni caso, una volta che è stata pubblicata la graduatoria, le iscrizioni vanno perfezionate entro il 29 di ottobre. Ricordo che è possibile poi per chi vuole. Speriamo di no, che si scriva prima, utilizzare il subentro, c'è la possibilità di subentrare entro l'8 dell'11 ed ecco perché abbiamo deciso di iniziare il master più tardi rispetto agli anni precedenti, in modo tale da partire tutti assieme nelle lezioni e quindi nella parte didattica senza dover poi programmare i vari recuperi. Abbiamo una serie di contatti che sono andati velocemente avanti, quindi abbiamo qui il mio contatto, trovate direttamente la mia mail, questo è il numero, diciamo, dedicato al master, quindi qui mi trovate, diciamo, relativamente negli orari d'ufficio. Poi abbiamo la nostra segreteria organizzativa, che è gestita appunto dalla nostra segretaria Francesca Cappellari, di cui vi lascio, vedete, il cellulare dedicato al master, quindi vedete, sono numeri molto simili, li abbiamo fatti simili appunto per poterci trovare molto velocemente. La nostra segretaria vi potrà aiutare per informazioni prevalentemente logistiche. Per quanto riguarda la parte burocratica, vi darò delle indicazioni nella slide successiva. E in ogni caso, abbiamo riportato anche il numero telefonico dell'unità operativa complessa di nefrologia nel caso in cui appunto abbiate bisogno di fare delle domande urgenti e troverete appunto la nostra segretaria in orario d'ufficio. Mi sono permesso anche di inserire la mail della nostra segreteria della unità operativa complessa nel caso in cui i colleghi abbiano la necessità di fare anche qualche domanda riguardante proprio la clinica in modo tale che possiamo rispondere con il nostro canale istituzionale. Abbiamo un sito web del nostro master che vedete qui riportate, che comunque potete trovare navigando appunto nella parte di un IPD. Per quanto riguarda eventuali problematiche, informazioni burocratiche riguardanti la prescrizione, è a disposizione l'ufficio post lauream nel
nel sottogruppo del settore master formazione continua, che appunto risponde in questi orari a questi numeri di telefono e a queste email. Vi esorto appunto a prendere contatto con noi direttamente in tutta la parte organizzativa, anche nel caso in cui pensiate di avere qualche problema nella vostra organizzazione assistenziale, perché magari non arrivate da città vicine. Quindi mi raccomando, contattateci, perché tendiamo a personalizzare il nostro master in base appunto a coloro che si vogliono iscrivere. Per invece tutto quello che riguarda la parte, diciamo, più burocratica e inerente alla domanda, vi lasciamo l'indirizzo dell'ufficio post laurea, che è sicuramente il più idoneo per risolvere le problematiche. Per quanto riguarda la nostra presentazione, direi che noi Ci sono due messaggi in chat, abbiamo non so se sono per fatto. me. Io che mi sono permesso di Ah, inserire i perfetto. link. Perfetto, abbiamo già i link, così le persone possono scrivere. E quindi noi adesso, se c'è qualche persona che ha qualche domanda da farci, qualche curiosità o richiede qualche approfondimento, siamo a completa disposizione. Altrimenti rinnoviamo l'invito a contattarci nei canali che avete visto nelle diapositive precedenti, telefonate senza problemi, così avete una risposta immediata piuttosto che mandare l'email. Quindi mi raccomando che il mio numero di telefono è sempre attivo. In più, rinnoviamo l'invito che abbiamo fatto l'anno scorso, ossia se ci sono colleghi intensivisti che vogliono entrare in contatto con ex masterizzandi, ce lo dicono pure, perché così possono avere uno scambio proprio di opinioni sia sul master ma anche sulle eventuali esigenze formative che potrebbero avere o no dal master. Quindi potrebbero avere un doppio check anche da parte dei colleghi della rianimazione, perché diciamo che ultimamente abbiamo avuto una maggior prevalenza di anestesisti rispetto ai nostri nefrologi. Abbiamo anche dei contatti cardiologici, perché abbiamo avuto infermieri dell'UCIC. Quindi mi raccomando, se qualcuno poi vuole avere dei contatti per parlare con gli ex masterizzandi, proprio non esiti a contattarci. Ultima cosa, volevo solo aggiungere il fatto che appunto abbiamo avuto dei discenti che non risiedevano neanche in Veneto, e siamo riusciti comunque a venire incontro alle esigenze, quindi a completare la formazione con delle collegamenti a distanza e poi concentrando magari il tutoraggio barra formazione in presenza, in periodi concentrandolo, ecco, in giorni secondo le esigenze delle varie persone in gioco. Sottolineando questo aspetto, che è molto importante, volevamo appunto ricordarvi che le parti pratiche vengono svolte il venerdì, quindi la parte pratica anche su una determinata piattaforma di un monitor depurativo viene eseguita il venerdì direttamente dagli specialist di prodotto. Il sabato mattina viene quasi sempre eseguito diciamo così, una presentazione di quello che è il portfolio della singola ditta del monitor che è stato presentato, e quindi il weekend poi può essere dedicato sia al tirocinio generale ma anche al tirocinio sulla singola macchina, perché i nostri infermieri del servizio della depurazione extracorporea operano H24. Quindi risottolineiamo il fatto che ci sono stati discenti che hanno frequentato anche il turno notturno, quindi sono venuti, per dire, venerdì, hanno seguito le lezioni e hanno seguito i turni dei nostri infermieri, perché ogni anno più o meno c'è uno o due infermieri del nostro gruppo che si iscrivono al master, quindi si sono proprio accoppiati, hanno fatto i turni assieme, quindi hanno visto pratica, la parte pratica subito dopo la parte teorica, e quindi hanno approfittato per frequentare la parte di tirocinio delle famose 200 ore obbligatorie di formazione sul campo prevista dal nostro master. Non so se qualcuno abbia qualche domanda da porci. Eventualmente può prendere parola o scriverlo nella chat. Nel frattempo, ricordo che tutte le persone iscritte al master riceveranno la registrazione di questo Open Day. Ringrazio il professor Nalesso e la dottoressa Caterin per la presentazione e comprensive delle slide che sono state presentate, quindi con i contatti e i riferimenti che ha indicato prima il professore. Bene, se non ci Quindi, sono altre novità da chi sta partecipando, vi non salutiamo, mi attendiamo pare. le domande di chi vedrà le registrazioni e quindi speriamo di vederci presto a dicembre. Grazie per l'attenzione. Buon pomeriggio. Grazie, buona serata. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci.